Ho 5 uova. I tuorli dagli albumi, mettiamo da parte i tuorli e andremo a montare i nostri albumi a neve molto molto ferma. Ora che i nostri albumi sono stati montati a neve fermissima andiamo a riprendere i nostri tuorli. Quindi 5 tuorli userò una frusta non elettrica ma mano in modo da evitare un po' lo svolazzamento in giro. Utilizzerò 80 g di eritritolo però ho comprato l'eritritolo gold ovvero il finto zucchero di canna trasformato in eritritolo. Ha un po' di zuccheri, eh, 5 grammi su 100 grammi, quindi eh, diciamo che non succede nulla. Io l'ho utilizzato solamente in questo periodo delle, delle feste, volevo qualcosa di alternativo. Vi lascio il link nell'info box eh, per mh, se volete acquistarlo e dove trovarlo. Comunque l'ho acquistato su Amazon, è proprio ehm, oro e giallo, solo che io adesso l'ho macinato per renderlo a velo ed è anche molto molto buono, lascia un sapore davvero gradevole, soprattutto in ricette come questa dove ci va la cannella o il cacao. Mischio 80 g di eritritolo, in questo caso eritritolo gold, con 5 tuorli. Andrò ad aggiungere anche aroma di vaniglia, una fialetta di aroma di vaniglia. Potete aggiungere anche aroma di rum, se vi va, o aroma di panettone che trovate sempre mm, nei link che vi lascio sotto al video. Questo è il nostro tuorlo mischiato con l'eritritolo, eritritolo gold, e aggiungeremo 120 g di farina di mandorle o mandorle tritate. Lo faccio in maniera ehm, piano, mano a mano. Quando il tutto si sarà ben amalgamato, riprendiamo i nostri albumi e andremo a unire i due composti con una spatola, non con la frusta elettrica ma con una spatola, molto delicatamente. sempre dal basso verso l'alto. Ricordatevi che il ritritolo insieme al, um, al tuorlo inizia a pesare e tende ad andare fino in fondo. Molto delicatamente dovete cercare di far sparire tutte le bolle bianche, in modo che i due composti si amalgamano bene insieme. Quindi dal basso verso l'alto o con dei movimenti eh, così cercate di eliminare le bolle che eh, restano sopra. In superficie nel frattempo, preriscaldate il forno a 180 gradi. Andrò ad utilizzare una teglia 20 x 40. Purtroppo non ce l'ho. Eh, devo usare questa in alluminio, però mi piace proprio come misura. Quindi ho comprato questa in alluminio. Se voi avete una eh, diciamo in metallo in acciaio, usate tranquillamente quella. Metterò la carta e cosa andrò a fare? Andrò anche a ungere la carta in modo da non far attaccare il nostro pan di spagna sulla carta per poi uh, avere la possibilità di arrotolarlo molto più facilmente. Potete ungerlo o con dell'olio del co di cocco oppure con del burro, quello che preferite voi, burro ammorbidito. Ricordatevi di ungere anche la carta perché sennò davvero farete fatica a arrotolare il nostro pan di spagna. Sistemate bene i lati e i bordi e andremo a infornarlo per 20-25 minuti a 180 gradi finché ehm, il colore non sarà un colore marroncino, non troppo scuro però, fino a quando non inizia a diventare marrone. Sistemata, sistemate bene i bordi in modo da non farvi mancare i bordi. Mentre il nostro pan di spagna è ancora in forno, cosa sono andata a fare? Ho tritato 125 g di eh, mirtilli. Cosa andrò a fare? Andrò a ehm, riscaldarlo in una, in una padella e ci metterò due fogli di gelatina. Questo perché? Perché non voglio che, eh, voglio che questo li liquido si solidifichi bene nel mio roll. Eh, potete anche evitare il passaggio della gelatina. Però io ho preferito farlo come vedete già bello denso. Però ehm, ho deciso lo stesso di eh, riscaldarlo e metterci un po' di gelatina. Questo eh, poi lo faremo quando il pan di Spagna sarà ben raffreddato. Mettiamo nel nostro pentolino i mirtilli. Al posto dei mirtilli potete optare anche per delle fragole. Ci aggiungerò anche gli, eh, 20 ml di panna fresca. Ora lo porterò sui fornelli e ci aggiungerò due fogli di eh, gelatina precedentemente ammorbiditi nell'acqua fredda. Che il nostro pan di spagna, la nostra base si è ben raffreddata, andremo a bagnarlo un pochino con del latte vegetale. Se volete potete fare anche con dell'acqua, però il latte diciamo, è mm, meglio, rimane un pochino rimane più saporito. Non tantissimo però il giusto, soprattutto anche nei, negli angoli in modo da poterlo arrotolare meglio. A questo punto andrò ad adagiare i nostri mirtilli eh, che abbiamo ehm, sciolto la nostra gelatina all'interno dei nostri mirtilli. Ho scelto di mettere la gelatina come vi dicevo per averlo più eh, denso. A posto dei mirtilli potete optare anche per delle fragole. Andiamo a cospargere il tutto per bene. Ricordatevi che quando andrete ad arrotolare un po' sporcherete in giro, quindi attrezzatevi bene in modo da non fare troppi casini. Faccio anche scivolare sui bordi perché voglio avere l'effetto del eh, mirtillo anche sui bordi. Ora andrò a mettere la cannella, due spolverate di cannella, e aggiungerò il nostro eritritolo gold, eritritolo oro, che eh, assomiglia allo zucchero di canna. Io non ho messo lo zucchero dentro ai mirtilli perché tanto poi andavo a cospargere il nostro pan di spagna con lo zucchero, quindi non c'è bisogno che lo mettiate anche dentro i mirtilli. Ora con cautela andremo ad arrotolare il tutto. Eh, mentre lo arrotolate, se avete bisogno di ehm, bagnare ancora un po' di più il vostro pan di spagna potete farlo sempre con il vostro latte. Se si apre, non preoccupatevi perché tanto poi eh, nel frigorifero il tutto si addenserà. Aiutatevi sempre con la carta che c'era sotto il vostro pan di spagna. Se vi fuoriesce un po' di prodotto mentre lo arrotolate, potete riprenderlo e cospargerlo sopra al vostro roll. Non preoccupatevi se un pochino si rompe perché tanto poi andremo a stringerlo con della carta. E lo lasceremo in frigorifero. Arrotolatelo dentro la carta e fate un pochino di pressione eh, in modo da creare meglio la forma e tappare il, il, la parte dove si è spezzato un pochettino. Vedete? Poi non vi preoccupate perché tanto una volta che si addensa andrete a glassarlo bene e a sistemarlo bene. Ora abbiamo bisogno che si raffreddi. Schiacciatelo un pochino e lasciate raffreddare per qualche ora in frigorifero. Allora, è passata circa un'oretta, un'oretta e mezza da quando ho messo in frigorifero il nostro roll. Ho voluto fare la prova del taglio, guardate, è una cosa fantastica. È già ben solido. Guardate, è morbidissimo. Adesso penserò a come mh, farcirlo sopra. Come vedete il pezzo che si era rotto, mettendo sopra la parte che è fuoriuscita mentre la rotolavo, io l'ho messa sopra e poi con la carta praticamente è andato a rinchiudersi. Però guardate com'è bello, solido, morbido, è veramente spettacolare. Quindi ricordatevi, mentre lo arrotolate, se vi fuoriesce del prodotto, raccoglietelo con, eh, con il cucchiaio e lo spargete sopra, però davvero è venuto fuori molto molto omogeneo. Adesso andremo a farcirlo.